nella precedente chiacchierata abbiamo annunciato la lettura di un altro libro. Questa lettura è necessaria per riuscire a capire qual è la differenza sostanziale che c'è tra la coscienza occulta, cioè la coscienza di coloro che sono riusciti ad arrivare a una visione del mondo, una visione della vita, che è appositamente tenuta nascosta da chi gestisce il potere, parlo del clero, il quale ha difeso il proprio potere sul popolo con tutti i mezzi, a cominciare dalla tortura che hanno instaurato sempre e poi dal rogo. Che cosa significa coscienza occulta? Faccio vederlo per l'ultima volta. Eccolo qua. Significa che c'è sicuramente nella razza umana una realtà che lo schieramento dei sacerdoti razionalisti, fra cui mettiamo a pieno titolo il sacerdozio cattolico, che sono tutti lì, ci sono alcuni che conoscono l'occultismo, ma se ne guardano bene dal trasmetterlo al popolo, che non deve sapere, il popolo deve credere, non deve sapere ciò che succede realmente, con la capacità della mente umana di andare oltre ai limiti del cosiddetto razionalismo. E allora noi leggiamo alcune considerazioni relativamente al ribelle per eccellenza che è stato Giordano Bruno. Giordano Bruno è un uomo che dalla sua patria reale, perché lui viene dal Vesuvio, ha acquisito quella forza naturale, fisiologica, insita in queste colate frequenti che escono da questa... Il tempio della strega cumana. Esattamente.